Tutto quello che sta avvenendo purtroppo viene da un'incapacità del governo di gestire sia le partenze pensando di poterle bloccare e puntando tutto lì, ma soprattutto in quella che è la programmazione dell'accoglienza. Questa loro incapacità sta raddoppiando gli sbarchi, ma soprattutto farà in modo che una malgestione dell'accoglienza ricadrà sulle persone. Cosa ritiene dell'atteggiamento della Germania? Che non sia la cosa fondamentale, l'elemento di discussione fondamentale. Se adesso noi vogliamo far passare che il problema dell'immigrazione è la Germania, che oltre a finanziare la Sant'Egidio o tante altre situazioni, finanzia anche delle ONG, facciamolo, ma stiamo facendo un danno al problema. Bisogna cercare di non voler prendere voti dall'immigrazione e lavorare a testa bassa, cosa che non si sta facendo. Su questa questione di Catania invece c'è un aspetto chiaro, il governo attacca la magistratura sul L'ho sempre fatto, dall'inizio che vogliono togliere intercettazioni, separazione delle carriere, ogni occasione è buona per attaccare la magistratura. Il punto è che quando governavamo noi il problema dell'immigrazione era il ministro dell'interno, poi dopo pochi mesi sono andati al governo loro, l'hanno nominato il ministro dell'interno, sono raddoppiati gli sbarchi, ma la colpa è dei russi, dei tedeschi, dei francesi, dei giudici e chissà quale sarà, degli UFO, vediamo quale sarà il prossimo. Un'altra cosa, su questa ipotesi del governo tecnico la fa più sorridere o che cosa? Purtroppo non c'è niente da sorridere, io credo che non mi auguro mai un governo tecnico perché amo la politica e credo che i governi debbano essere politici. Purtroppo questo governo sta governando come un governo tecnico, non ha politiche di investimento, fa solo tagli, quindi per gli italiani che ci sia un governo tecnico o il governo Meloni è perfettamente la stessa cosa. Io mi auguro sempre in un governo politico. Grazie.